Gli sportivi in campo per la solidarietà, ce ne parla Filippo Ballotti che è in collegamento per parlare appunto di questa iniziativa Dona un respiro. Filippo, benvenuto, ben ritrovato, parliamo un po' di questo progetto. In cosa consiste? Grazie, buongiorno a tutti. Questo progetto è nato da un'idea mia di Tamara Nofri, che è la mia collega che ci ha aiutato veramente a creare questo bellissimo progetto. È nato dall'idea in zona natalizia di festività di voler fare qualcosa per le RSA. E a questo punto è subentrata anche la mia idea di poter allargare non solo al mio gruppo di allenamento di atletica leggera, ma a tutte le società che volevano aderire, e l'idea è stata quella di incentivare il chilometraggio degli allenamenti, praticamente convertendo ogni chilometro in euro. Siamo riusciti nel giorno 19 e 20 dicembre, dove è iniziata in realtà l'iniziativa, e abbiamo raccolto chilometro su chilometro fino a oltre 7.000 euro. Questi 7.000 euro sono stati convertiti nell'acquisto di materiale medico-sanitario in 30 kit, perché 30 sono state le società e associazioni partecipanti, e le abbiamo distribuite successivamente alle RSA che i presidenti delle associazioni hanno scelto nelle loro zone, in modo da andare direttamente a cogliere le RSA, quelle più bisognose, insomma, ecco. Ecco, tra l'altro stiamo vedendo proprio le foto di queste donazioni che hanno coinvolto associazioni ed RSA dell'intero territorio. Esatto, addirittura anche del Senese e anche dell'Umbria, quindi veramente questo richiamo è stato forte, lo sport ha risposto presente, e questa cosa è veramente un bellissimo segnale quando comunque lo sport si associa alla solidarietà, si vede che comunque il cuore di un atleta non batte forte solo per raggiungere dei risultati sportivi, ma anche per raggiungere e ottenere dei risultati a livello solidale. Eh sì, è proprio vero, Filippo. Cosa è contenuto in questi kit che vengono donati? Allora, il kit è compreso da 5 saturimetri, da un termometro digitale di alta precisione, da una sedia lavabile e regolabile per l'igiene del degente nell'RSA, e un supporto pettorale per sostenere il degente nella carrozzina. Ah, quindi sono dei bei kit che appunto per le residenze sanitarie assistenziali sono fondamentali, sono strumenti della quotidianità. Ma un'altra domanda, Filippo, ovvero vengono coinvolte qualsiasi associazione di sportivi, quindi sportivi che corrono, sportivi che fanno quali attività? Allora, l'iniziativa era aperta a tutto il mondo dello sport, e hanno risposto anche delle società di scherma, anche nella società di tennis, di box, quindi questa cosa ha raccolto veramente con entusiasmo vari rami ed estensioni ed espressioni di sport. Ecco, ma tu e Katia pensavate che avrebbe riscosso così tanto successo questa iniziativa? Ma inizialmente siamo rimasti sorpresi veramente dal grandissimo entusiasmo delle risposte da parte delle società, e quindi insomma ci siamo a piccoli passi resi conto che molto probabilmente, anziché gli iniziali saturimetri che abbiamo dedicato con attenzione come progetto, abbiamo poi avuto anche l'entusiasmo di estenderlo ad un vero e proprio kit medico-sanitario, proprio per il risultato meraviglioso che abbiamo ottenuto. Proseguirete in questa iniziativa? Assolutamente sì, avremo modo adesso di fare il punto della situazione, cercare magari per la primavera o per la stagione calda di ripartire anche con lo slancio, sperando che comunque la situazione Covid migliori e ci possa anche permettere di fare anche un po' più di movimento, di sport, anche attraverso le palestre che spero che apriranno, eccetera, le piscine, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo pronti a rilanciare con doppio entusiasmo.
Grazie Filippo per averci parlato di questa iniziativa, dona un respiro perché è sempre bello sentire che ci sono persone che si dedicano agli altri e che agiscono per fare del bene. Quindi grazie davvero, complimenti a te e a Katia per questo splendido progetto e proseguite perché è importante farlo. Grazie di nuovo. Sì, volevo un attimo fare una correzione, sì. Tamara, ecco, per me era Katia. Tra l'altro quindi... la ringrazio perché è anche un'infermiera del San Donato ed è una grande attivista nel sociale, ha fatto anche delle missioni anche in Africa, quindi veramente è una persona eccezionale, una cara amica, e la saluto veramente con grande affetto. La saluto anche io, mi perdonerà, l'ho rinominata Katia, però è il bello della diretta, ecco, mi sono inventata un nome. Grazie Filippo, grazie mille, ti lascio a questo punto al tuo lavoro. Grazie di nuovo. Salve a tutti. Noi a questo punto giriamo nuovamente la linea a Diego Di Ippolito per il suo secondo spunto di oggi.